Il CIRSU, il Consorzio per i Rifiuti Solidi Urbani di Notaresco di Teramo, è stato dichiarato fallito nel settembre 2015 e a breve gli ultimi 29 lavoratori dovranno tornare a casa. Un polo tecnologico lasciato ormai all'abbandono, con seri rischi ambientali e di salute per la popolazione. Ci sarebbero delle proposte avanzate da alcune ditte a gestire l'impianto e la discarica, ma la situazione è ancora parecchio ingarbugliata. A che punto è la vicenda del CIRSU, dei lavoratori del CIRSU, ma soprattutto chi gestirà la discarica di Grasciano? La situazione è complicata, io posso dire quello che so. So che c'è stata una gara tra varie proposte di concordato fallimentare, che gli organi della procedura, il tribunale, hanno ritenuto la proposta, se non vado errato, di Deco migliore. C'è un provvedimento con cui, sempre del tribunale, con cui diciamo, si dice agli attuali gestori di liberare l'impianto. So che ci sono dei ricorsi in sede giudiziaria sia sull'assegnazione del concordato e sia sul provvedimento, diciamo, di rilascio degli immobili, che dovrebbero, uno di questi dovrebbe essere deciso a giorni. Io posso dire questo, e l'ho detto anche alla Regione Abruzzo, quello è un impianto che è utile a non solo alla provincia di Teramo, ma a quasi metà della regione Abruzzo. È un impianto che deve tornare in funzione. Queste diatribe tra privati non sono più giustificabili, non sono più giustificabili. Se qualcuno deve rivendicare dei diritti, vada in tribunale, ma nel frattempo si permetta che quell'impianto riparta. In questo senso, diciamo, io mi attiverò. Far ripartire quell'impianto significa utilizzare appunto delle strutture che in prospettiva possano non solo salvaguardare un servizio pubblico, far abbassare tariffe ai cittadini e far tornare a lavorare tutti quei dipendenti recenti e passati che sono usciti fuori dal ciclo produttivo.